Nicolò Salvia, 20 anni, è il nuovo segretario del Partito Democratico dei Giovani. I Giovani Democratici hanno rinnovato il direttivo. Nicolò Salvia si è imposto su Paolo Marone, ma c'è un importante elemento. I due, dopo la sfida, così come capita durante le consultazioni, si sono stretti la mano e hanno detto: iniziamo a lavorare insieme. Nicolò Salvia, segretario dei Giovani Democratici, Paolo Marone, responsabile dell'organizzazione interna del partito. Sono proprio con noi Nicolò e Paolo per parlarci di questa esperienza, dei progetti, degli obiettivi, ma anche per parlare di politica giovane a 360 gradi. Bentrovati. Un riassunto in poche battute ciò che è successo nelle ultime settimane. Tu sei il nuovo segretario cittadino dei Giovani Democratici. Hai salutato questa tua elezione con soddisfazione, ma al tempo stesso hai voluto stringere la mano all'altro concorrente che oggi è con te per dire: lavoriamo insieme, diamo un futuro non solo al nostro partito ma anche a noi giovani, che poi è l'elemento più importante, quello che più di ogni altro ci interessa. Cosa farai in questa tua nuova avventura e come vi muoverete? Beh, sicuramente ho parlato subito con Paolo alla fine del dibattito che c'è stato per il rinnovo della segreteria, proprio perché durante le discussioni che ci sono state, sempre in un clima molto sereno, molto pacato, avevo notato che nel suo programma ci fossero elementi molto interessanti che potevano arricchire il patrimonio di idee di cui dispongono i Giovani Democratici. Quindi mi è sembrato, diciamo, molto utile recuperare questo patrimonio di idee che Paolo aveva portato e reinserirlo nel programma, che poi non è il programma né mio né di Paolo, ma è il programma dei Giovani Democratici. Diciamo che noi Giovani Democratici, appunto in quanto giovani, ci sentiamo la responsabilità e il dovere di essere un po' anche nel nostro piccolo la speranza di una nuova politica, di una nuova maniera di fare politica, e una maniera anche, piace definire anche un po' folle, un po' diversa, un po' che va fuori gli schemi, una maniera di fare politica che recuperi la dimensione del servizio alla comunità, del servizio alla città di Noto, non solo del servizio al partito, ma anche perché noi Giovani Democratici ci rendiamo conto anche che, essendo in questa situazione, dovendo poi noi un giorno, in futuro, ereditare la sinistra, ereditare il Partito Democratico, siamo impegnati, abbiamo la responsabilità di metterci a confronto, di cercare di recuperare e di rimettere in discussione quelli che sono i valori, gli ideali fondanti della prossima sinistra, che saremo chiamati in un futuro a dirigere. Cosa si vuole fare? Soprattutto, diciamo, l'impegno, il progetto che abbiamo, un impegno che sappiamo che è molto difficile, è quello di riavvicinare i giovani alla politica, ed è una cosa che sentiamo come una delle necessità principali, proprio recuperando quella dimensione della politica come quasi come oggi è quasi diventata una pazzia pensare alla politica come servizio anche gratuito. Noi non prendiamo niente ovviamente, però quando si pensa a un giovane, quando adesso oggi pensa alla politica, giustamente anche per tutte le vicende che ci sono continuamente, pensa a un mondo in cui è fatto solo di imbrogli, è fatto solo di tangenti, in cui non c'è una vera maniera
pulita di fare politica. Ecco, noi vogliamo riproporre questa maniera ripartendo dal basso, ripartendo dai giovani, ripartendo da, appunto da noi giovani che siamo la speranza per una politica, per una maniera di fare politica migliore. Riavvicinare la politica, riavvicinare i giovani alla politica in che maniera? Abbiamo un progetto, è un progetto che si chiama Percorsi di riavvicinamento alla politica, che è indirizzato agli studenti delle scuole superiori, di tutte le scuole superiori di Noto, durante il quale qui in sede autogestito da noi giovani democratici parleremo brevemente innanzitutto della storia che ha portato i principali partiti e movimenti politici presenti oggi sulla scena politica nazionale a diventare quelli che sono adesso. Quindi ripercorremo piano piano un po' quella che è stata la storia dei principali partiti e movimenti nazionali, e poi cercheremo di comprendere come funzionano gli organi costituzionali principali, Parlamento, assemblee cittadine, governo, Presidente della Repubblica e così via, proprio per recuperare una coscienza civica che manca ormai e che è fondamentale, proprio perché fondamentale perché i giovani, solo i giovani possono porre un rimedio alla situazione attuale della politica. Paolo, la sfida con Nicolò, la stretta di mano subito dopo il risultato, ora una sfida più importante, che non è solo tra due soggetti, due persone che vogliono guidare i giovani democratici, ma è una sfida che vi apre all'esterno, che vi porta a confrontarvi con tanti altri giovani. Sai bene che non più tardi di qualche settimana fa a Noto è entrato un nuovo movimento, Forza Nuova. Ci sono stati attimi di contestazione nel momento in cui c'è stata la presentazione ufficiale di questo movimento, erano presenti molti giovani della sinistra che a chiare lettere dicevano ciò che recita la Costituzione a proposito della nascita di questi partiti, che potrebbero avere anche un certo orientamento ripreso dalla storia. Qual è stato e qual è l'orientamento vostro oggi? Bene, siamo aperti qua d'accordo, ci possono essere diverse forze politiche sia a livello popolare che non solo, di diversa, come dire, idea, di diversa natura, di diversa matrice, però come abbiamo visto c'è stato, come ha detto, l'ingresso al Consiglio Comunale di Forza Nuova. Abbiamo preso atto rispetto alla decisione loro e quella del sindaco, eventualmente su come dovrà comportarsi, prendendosi le sue responsabilità. Chiaramente una cosa importante, bisogna cercare di evitare e di vigilare che, visto anche la condizione di crisi, visto il clima caldo, evitare, come dire, di alzare sempre i toni, quindi di creare scontri, perché questo potrebbe inaspire la situazione e allontanare maggiormente quelle persone dall'interesse politico. La cosa fondamentale è che il sindaco, quindi, deve lui prima insieme anche noi far sì che tutto questo si possa evitare e anzi creare quando un clima più sereno possibile, perché gli scontri, le voci, i toni alti non fanno bene in nessun modo al paese né a nessuno. Si parla tanto di partecipazione. Uno degli obiettivi che tu vuoi realizzare durante questa tua presenza guida dei giovani democratici è di aprire a tutti gli altri componenti del direttivo, lavorando quasi con una sorta di deleghe a comparto, perché ci si possa occupare di diverse rubriche del territorio, di ciò che fate, di come affacciarvi agli altri, della scuola, del mondo dei giovani. Mi sembra un'apertura importante per un partito fatto di giovani che vuole crescere insieme ai giovani ed essere pronto un domani ad affrontare quelle che sono le battaglie non più dei giovani ma di tutta la società. Sì, appunto, la segreteria e poi tutte le deleghe che sono state fatte nel direttivo erano proprio indirizzate a questo. Innanzitutto si è pensato un gruppo giovane, un gruppo che fa politica tra giovani, come può
presentarsi all'esterno, qual è lo strumento principale per presentarsi ai giovani. E allora si è pensato ovviamente ai social network, a Facebook, poi alla stampa. Quindi si è fatta una delega che proprio si curasse di questi aspetti. E poi la questione del territorio, ovviamente, Giovani Democratici, come è ovvio, hanno una particolare sensibilità per la questione. E per la scuola, la nostra città ospita un grosso numero di istituti superiori, sono 8, ultimamente sono stati accorpati sotto la direzione di un unico preside, e c'è una situazione di urgenza, di emergenza per le scuole di noto, perché per la questione delle strutture, sappiamo che il Matteo Raeli, che ospitava l'ex liceo magistrale, è in ristrutturazione da ormai da tanto tempo, e così ancora da più tempo il convento di San Francesco all'Immacolata, che ospitava il liceo scientifico, che poi scuole che in questo momento si trovano in situazioni difficili, sono dislocate presso istituti che non erano scuole e non erano adattate. Non erano stati costruiti per ospitare delle scuole, e quindi si trovano in situazioni veramente di emergenza. Io sono uscito dalla scuola 2 anni fa e so quali sono le situazioni. Io so che il liceo scientifico, per fare un'assemblea, deve temere che non piova quel giorno perché non c'è una sala, un salone idoneo ad ospitare tutti quanti. Quindi sono costretti a fare un'assemblea all'aperto, sopportare il freddo. Certo, la pioggia è più difficile da sopportare in caso di assemblea, quindi se dovesse piovere l'assemblea salta. Così altrettanto per le scienze sociali. Sono situazioni che vanno sicuramente prese in attenzione proprio da un gruppo che si propone alla cittadinanza per fare politica, e si deve occupare ovviamente dei problemi dei giovani, prima di tutto ovviamente nelle scuole superiori. E niente, poi per la questione delle pari opportunità si è voluta dare una delega a una ragazza che ha una serie di progetti che prima faceva parte anche nella segreteria precedente, faceva parte della segreteria, si è molto impegnata, ha una serie di progetti che saremo presto felici di presentare alla cittadinanza. Per concludere, Paolo, quale suggerimento si sentono di dare i giovani democratici, ma io nella fattispecie direi i giovani impegnati in politica, ai grandi, alle persone più mature che da tempo fanno politica? Beh, innanzitutto i consigli che possono dare ai giovani, diciamo, quelli che possono essere adulti, è proprio di punzecchiare, tra virgolette, di fare anche di alzare voce, se c'è bisogno della voce grossa, ai grandi, di dire cambiate il modo di fare politica. Non siate ostili in certi percorsi che ormai magari possono essere non, come dire, sufficienti perché la società è cambiata. Quindi, come la società si evolve, si deve cambiare il modo di fare politica, quindi proponendo non più gli stessi magari schemi, gli stessi parametri, ma andare appunto di pari passo con la società, perché in questi ultimi anni, se magari il fattore, diciamo, paese dal punto di vista non solo locale ma anche nazionale non si è adattato al sistema moderno, perché magari la politica è arrivata sempre un po' sotto al problema, diciamo, il problema delle persone. Sì, vero che spesso la politica, legiferando, ha, diciamo, problemi su fattori nuovi perché si deve adattare, però, come dire, stare un po' più a contatto con la società, partendo proprio da quello che può essere l'agenda delle persone, è fondamentale. Il parere su cosa possono fare i giovani è di non avere, come dire, forse, ecco, paura di avvicinarsi alla politica e di interessarsi alle questioni. Possiamo sbagliare tutti, magari sbagliando proprio in te, però bisogna, ecco, andare al nocciolo delle questioni, interessandosi, magari proponendosi, quindi scendendo in campo con le persone, quindi impegnandosi in primis per far sì che, insomma, qualcosa possa cambiare, perché più si sta ai margini, più si cerca di non cambiare Proprio qualcosa. così, grazie, io vi auguro un buon lavoro, grazie a Nicolò Salvia, segretario Grazie. dei Giovani Democratici.
Grazie a Paolo Marone, responsabile dell'organizzazione dei Giovani Democratici. A voi tutti grazie, l'appuntamento è per domani.